Sono circa 2 settimane che si è parlato con insistenza del triangolo tra Andrea Iannone, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le presunte conferme, le smentite e gli interventi dei vari protagonisti che gravitano intorno a questa storia, è proprio il ballerino a smentire un riavvicinamento all'ex moglie, madre di suo figlio Santiago. Intervistato dal settimanale Nuovo, Stefano ha detto: "Non è vero. Ma ormai sono abituato a questo tipo di attenzione, spesso ci rido su. Anche perché se dovessi fermarmi a pensare di avere tutta questa attenzione nei miei confronti, mi verrebbe l'ansia a uscire di casa. Invece, per fortuna, vivo tutto con serenità." Era stato il settimanale chi a parlare di una presunta separazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Verso metà della scorsa settimana, il settimanale diretto da Alfonso Signorini rese nota una presunta crisi in corso, annunciando che il pilota aveva addirittura lasciato gli allenamenti a Valencia pur di correre al fianco della sua bella e provare a convincerla a cambiare idea. In realtà, le cose non starebbero in questo modo e la showgirl starebbe vivendo ancora felice la sua storia d'amore con Andrea. È stato un video circolato in rete a mostrare i due ancora vicini durante una serata trascorsa in discoteca a Milano. Dopo aver ballato per qualche ora, i due si sono allontanati separatamente per poi ritrovarsi all'interno del medesimo albergo all'interno del quale avrebbero trascorso insieme la notte. Nel corso del servizio in cui le è stato consegnato un tapiro da parte di Striscia la Notizia, Cecilia Rodriguez ha smentito categoricamente la rottura tra la sorella e il campione di motociclismo. "La verità è che non si sono lasciati", ha fatto sapere la neo fidanzata di Ignazio Moser, mettendo finalmente la parola fine a tutte le indiscrezioni circolate sul loro conto. Chi se ne frega?